Amici bellini, finalmente ho avuto un po' di tempo per riascoltare tutto l'intervento di ADL a Londra nel Financial Times, dove parla di un sacco di cose, quindi possiamo analizzare, perché ci sono delle cose che onestamente su cui sono molto d'accordo, altre dove forse va in contraddizione. Non ci sono più conferenze, quindi cominciamo. E indosso la maglia del Barcellona per un'altra notizia che secondo me va approfondita, perché seguono loro il visionario. Benvenuto Mr. Soxio 81, benvenuti sul canale a tutti. Iscrivetevi perché dobbiamo fare la giveaway. Tu devi essere un imprenditore, non un taker. E lasciate i like per l'ADL che non dice parolacce, perché in alcuni contesti se ne guarda bene, è molto molto più istituzionale, molto più corretto, va sempre per le tangenti perché apre parentesi, però mi è sembrato un pochino più tranquillo. E quindi spostiamoci un attimo. Poi la questione del Barcellona è perché pure loro ci fanno sapere che abbandoneranno la Nike per andare all'autoproduzione. Allora è il visionario che ci vede prima e ve lo spiego dopo, ma andiamo a capire tutto quello che ha detto. Gli chiedono, insomma, si parte sempre con questa cosa: lei è un visionario, oramai si è dato da solo questo titolo, e quindi tutti quanti lo intervistano: lei è visionario, come vede il futuro del calcio? E ADL comincia come al solito a dire: io vengo dal cinema, sì, sono un visionario, tutto quello che ho detto si è avverato, però io vengo dal cinema e ho sempre dichiarato che il pubblico è il mio vero committente. Io non ho sbagliato due film su 400, sempre una cosa che dipende da che se parli solo di botteghino, sì, se parli poi di recensioni della critica probabilmente è diverso, ma ognuno ha i propri obiettivi. E ho visto sempre il calcio come intrattenimento, però un intrattenimento di un'industria che è schiava della pirateria e i bambini si annoiano, la solita cosa dei bambini. Ora io qua insisto: i bambini che guardano la partita da tablet e si annoiano per 90 minuti, i bambini nel frattempo guardano gli altri sport da tablet e non si annoiano, cioè qual è nel concreto la differenza che vuoi portare nel calcio per non far annoiare i bambini? Ci parla sempre di calcio vecchio, statico, lento, e quindi qua ci porta un esempio nuovo che onestamente non capisco, perché lui dice: se Infantino non si pone il problema che il fuorigioco, ci parla del fuorigioco, ci parla di questa cosa, dice: il fuorigioco a fine azione sbandierano i guardalinee, perché sbandierano a fine azione, e se nel frattempo un giocatore, un portiere si infortuna, me lo ripaga Infantino? Cioè, il problema di ADL è che il fuorigioco, che abbiamo saputo che è fuorigioco semiautomatico, cioè i guardalinee non devono alzare nel dubbio, devono aspettare la sicurezza e alzano e sbandierano alla fine. Qual è il tuo problema? È che se si continua a giocare si infortuna qualcuno e tu poi non te lo ripagano. Mi sembra un problema di lana caprina, perché i giocatori si possono infortunare a prescindere dall'azione fermata prima o meno, può piacere o no, ma questo almeno ti dà la sicurezza che non ci sono gol irregolari e si continua a giocare e non fermi l'azione prima perché magari il fuorigioco non c'è. Quindi lui dice pure: abbiamo il VAR, si ferma e si va avanti. Esatto, presidente, è proprio quello che succede. Ci sono però dei tempi tecnici per controllare, per tirare le linee e farlo mentre si continua a giocare. Non mi sembra il fuorigioco semiautomatico il problema che fa annoiare i bambini. Che poi De Laurentiis sa che i bambini sono attirati, se gli dai un pallone vogliono imitare i propri idoli. Esattamente, sono gli idoli. Sono i grandi giocatori che danno fantasia ai bambini. Se invece ai bambini diamo squadre mediocri rispetto agli idoli che stanno più tutte nelle altre squadre, e le nuove generazioni, si sa che invece della maglietta del Barcellona si comprano la maglietta di Messi o insomma, questo per quelli di un'altra età, ma nel nuovo si compreranno Bellingham, si comprano Haaland, si comprano... è chiaro che gli devi dare degli idoli, li devi pagare gli idoli, li devi fare dei contratti, e sui contratti poi lui andrà a parlare, perché se il calcio è malato è perché i club sono indebitati e non dovrebbero partecipare alle competizioni. Siamo d'accordissimo. Vedete bene che molto spesso io quando faccio i video sulle parole del presidente: ma è possibile mai che non ti piace niente?
ascoltatemi bene, mi piace e sono d'accordissimo con De Laurentiis che i club indebitati non dovrebbero partecipare, e sono onoratissimo che ADL abbia i conti a posto e non debba chiedere niente a nessuno. Ma quello che dice ADL, dice, se i club sono indebitati è perché non facciamo abbastanza soldi, cioè la UEFA, la FIFA non dà abbastanza soldi, perché parlo pure di FIFA, dopo ci arriviamo, non dà abbastanza soldi ai club e si gioca troppo. E no, presidente, dai l'esempio, e dai un esempio ottimo agli altri club, di squadra che sostenibile con le idee può tranquillamente non indebitarsi e fare il suo percorso. Non è che devi chiedere più soldi, perché tu, l'hai dimostrato tu, c'hai 83 milioni di utili più 147 di riserve, quindi un modo di fare calcio come lo fai tu esiste, non è il problema di avere più soldi, altrimenti è gridi, non gridare, gridi epsilon, e continua dicendo io amo le pay tv perché vengo dal cinema, quindi io amo le pay tv, ma il futuro deve essere free on air. E qua ovviamente tutti si sono stupiti nel sentire ADL dire che il calcio deve essere free per tutti, quando per le amichevoli di precampionato ci ha fatto pagare Napoli contro la Naunia e ci fa pagare 10. Se vuoi ovviamente il calcio free per tutti, lo dice giustamente ADL, devi essere l'imprenditore che deve trovare le pubblicità. E ascoltatemi bene, se tu devi mettere le pubblicità vuol dire che devi spezzettarlo il gioco. Ecco perché vuoi arrivare al tempo effettivo tipo basket, che si ferma il gioco, ci sono più pause, tu puoi mettere le pubblicità perché non puoi dare un prodotto gratuito così, e secondo te i bambini si divertono o lo trovano più lento il gioco del calcio? Ecco la contraddizione che non capisco. Vuoi il calcio gratis, devi trovare le pubblicità, se devi trovare le pubblicità devi fare le conferenze stampa, perché altrimenti le pubblicità, gli sponsor non sono contenti di non avere il loro nome dietro, che è un'occasione per far vedere, per avere i soldi, per dare un senso a quello che ti danno. Capite? Io veramente lo ritengo un uomo che può portare delle idee nuove, innovative. La visione però è un po' sporcata dalla contraddizione in termini. E questo è il mio problema. Poi chi lo intervista non sapeva nulla del Napoli né del personaggio, perché dice lei ha rinnovato il Maradona. No, perché si parla dello stadio. De Laurenti si introduce il discorso dello stadio e gli dice no, io non ho rinnovato il Maradona perché in Italia molti degli stadi appartengono alla città, te lo fittano solo nel giorno della partita, fatiscenti. La famosa pista d'atletica. E ADL aggiunge un'altra cosa: io devo scegliere io il regista della partita, che è bellissima come cosa. Ci sono dei registi, c'è gente che ti può far vedere la partita in maniera più avvincente. C'era quell'idea che ogni tanto si è visto di mini telecamere sulle magliette dei giocatori e tu puoi scegliere in futuro. Questa è un'idea che non è di ADL, non è mia, ma è facile immaginare che in futuro tu selezioni il tuo giocatore e puoi vedere la partita dal POV, dal punto di vista del giocatore che ti piace, e senti cosa si dicono gli arbitri, senti cosa si dicono i giocatori. In futuro sarà molto interessante così. E quindi su scegliere il regista delle partite, ma perché no? Ovviamente devi avere poi le telecamere posizionate dove è meglio per avere più punti di vista, e dice per esempio la finale di Argentina-Francia il regista era ottimo. Mentre per quanto riguarda gli agenti, dice a differenza, a parte qualcuno, e ovviamente questo qualcuno deve essere Giuffredi perché è l'unico con cui ha un rapporto di amore e odio, ma molto più amore perché rinnova sempre i suoi calciatori, va alla presentazione del suo libro, dice in generale sono un cancro perché io non posso fare i contratti di minimo 8 anni. Qua, anche qua mi viene da chiedere, ma presidente, cioè hai appena detto che quando si arriva ad 8 anni come Zielinski è il momento di lasciarsi, tu vuoi fare minimo 8 anni, perché? Perché nel momento in cui individui un giocatore e gli vuoi dare un tipo di ingaggio, vuoi rimanere tranquillo che non ti chiede, che non bussa a soldi, ma lo faranno sempre così. E come esempio lui porta ADL, porta io ho scoperto Haaland quando stavo a Salisburgo e lo volevo prendere, ma Mino Raiola mi ha detto non ti mettere in mezzo perché ho già la sua carriera bella programmata. Quindi l'aveva scoperto lui, e dice pure i miei collaboratori non erano contenti di Haaland. Qua ci fai ridere tranquillamente. E quindi Mino Raiola gli ha detto di non mettersi in mezzo. Contrario al salary cap,
e dice qua la frase, la famosa frase prenditore imprenditore, ma la dice in inglese: l'imprenditore non deve essere un taker. E ritorna al discorso su cui, mi dispiace, qua non posso essere assolutamente d'accordo: le città di 20.000 abitanti praticamente disturbano le grandi squadre, perché quando fai la partita lo stadio virtuale è povero perché incontri una squadra di 20.000 abitanti. No, no, no e poi no. Davide contro Golia esiste. Se tu parli di meritocrazia e vuoi fare la Superlega con meritocrazia, se una squadra si è guadagnata la salita in Serie A e possono competere, devono poter competere e hanno tutta la dignità, e poi decidono gli spettatori. Se una squadra piccola, come per esempio il Frosinone, ti fa 4 gol in casa, vedi se non è uno spettacolo oppure no. Spettacolo deprimente per noi, ma valido per tutti gli altri che vogliono vedere il calcio e vogliono vedere le belle favole. Anche il Napoli che vince lo scudetto in quel modo, nonostante sia una grande città, è una favola e avevamo tutto il diritto di seguirlo. Poi si parla ovviamente di Superlega e lui dice: io 10 anni fa volevo un campionato europeo senza i sorteggi, perché la pallina non gli piace, vuole giocare con tutti. E poi parla dei fondi, nonostante ci fossero molti fondi ad ascoltarlo, dice: i fondi non sanno di calcio, non me ne frega niente, ci sta, mi dispiace per loro, basterebbero le banche. Parla di una serie di cose: io quando chiedevo i prestiti all'epoca c'erano gli interessi al 21%, adesso le banche fanno interessi al 4%, ma se tu hai un'idea va più che bene, perché devo prendere i soldi dai fondi e perderci soldi che dovrei guadagnare io? Vanno benissimo i prestiti delle banche. E poi ripeto il fatto degli utili che ha il Napoli, 83 più 147, vedi che i soldi ci sono. E quindi per la Superlega lui si dichiara favorevole se per esempio la Superlega porta 5 miliardi invece dei 2.5 che ti porterebbe la Champions, perché le due cose non possono andare a braccetto. Non lo dice chiaramente, ma è chiaro che se fai la Superlega non può esistere anche la Champions League, o comunque decidi di non parteciparvici, perché oltre ai campionati nazionali, che De Laurentiis ritiene quelli più importanti, e sono d'accordo perché storicamente sono più avvincenti per noi, un eventuale campionato europeo, che lo puoi chiamare Superlega, lo puoi chiamare come vuoi, ovviamente le partite diventano troppe. E qua De Laurentiis ha ragione da vendere quando dice: non ci sarebbe più tempo per i ritiri, perché se aggiungi la Champions ai campionati nazionali, al mondiale per club, quando si fanno i ritiri sono troppe partite, che però tutti vogliono fare. Perché? Perché ti portano soldi. Allora siamo d'accordo. È la rovina poi delle preparazioni. Parliamo della preparazione di Rogo. E immagina che cosa succede se devi fare anche il mondiale. Non si riposano più. E qua c'è l'idea visionaria. E quando l'ho detta io mi avevate dato del pazzo. C'è il video in descrizione dove vi ho parlato di Klopp, di Conte e anche di Mourinho e De Laurentiis. O si vede il video e prende l'idea da noi, si guarda tutti i video, lascia i like, lascia i dislike delle volte probabilmente, e prende l'idea da noi, oppure noi viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché l'idea visionaria del doppio allenatore che si dà il 5 come nel wrestling l'ho avuta io molto tempo fa, e l'ho detto ed è testimoniato. E quindi De Laurentiis si dice proprio così: per chi se lo potrà permettere di fare il mondiale, la Champions, la Superlega, tutte le squadre che possono permettersi 40 calciatori e perché no anche 2 allenatori che si dividono, uno fa la Superlega, uno fa la Coppa Italia, io lo avevo diviso per moduli perché mi piace la tattica, invece no, lui divide per competizioni, e quindi ecco il futuro. Perché esonerare 2 allenatori e averne 3 a busta paga quando ne puoi avere 2 di partenza? Sarebbe una cosa veramente rivoluzionaria. Poi dice pure che i cartellini gialli e i cartellini rossi gli fanno tenerezza e rabbia, cioè che gli arbitri devono essere a disposizione dei club e non si devono permettere, per esempio, di espellere un allenatore se manca di rispetto, così si fa la multa e non puoi espellere l'allenatore. Lì, onestamente, non lo so se vogliamo cambiare anche questa. Liberi tutti, cioè ognuno dica quello che vuole dire, perché non ti piace che magari... Neanche a me piacciono gli arbitri permalosi, ma lì per esempio ne faccio un altro discorso. Dico: arbitro, sì permaloso, ma non per le parole che magari ti possono dire, ma quando cercano di prenderti in giro con le simulazioni. Non sento nessuno dire questa cosa qua, interessa solo a me. E secondo me è lì che il calcio diventa non vecchio, ma non più godibile come un tempo, perché si perde metà partita a rotolare e a far finta di essersi fatti male, e lì probabilmente i bambini cambiano. O meglio, qualche bambino prende quello come esempio, e li sto vedendo, i bambini delle nuove generazioni che rotolano, che fanno finta. Perché? Perché vedono i loro idoli fare così e non c'è altra via d'uscita. Di conseguenza si chiude dicendo che il mondiale per club dispiace per Calvo, dispiace per la Juventus, ma secondo una logica
che condivido, ascoltatemi bene, oh, sei sempre contro De Laurentiis, che condivido. La Juventus è stata punita dalla UEFA senza la partecipazione per acclarati motivi di cui abbiamo parlato ampiamente. Ovviamente, se quelle stagioni sono coinvolte, non dovresti avere quei punti di ranking che hai avuto per la partecipazione ai gironi dell'altra Champions. E quindi, nella logica delle cose, il Napoli dovrebbe stare avanti come punteggio. Ora però ci fanno sapere che De Laurentiis sta pensando effettivamente alle vie legali. Ma contro chi le fai queste vie legali? Le fai con la UEFA, che ha assegnato i punti di ranking alla Juventus, o meglio non glieli ha tolti? O te la prendi con la FIFA, perché è la FIFA che sta organizzando il mondiale per club e sta utilizzando il criterio dei punti ranking UEFA. Attenzione quando si fa questa cosa, perché potrebbe essere un grandissimo buco nell'acqua, una brutta figura che onestamente ti porta a fare il mondiale che tu dici che ti dà il problema con il ritiro. Quindi, visto che è molto difficile, perché devi vincere col Barcellona, devi fare una vittoria, un pareggio, poi nei quarti, forse era più saggio non parlarne proprio e dire la frase che gli piace tanto: chi vivrà vedrà, perché altrimenti fai la volpe e l'uva, non ci arrivi, poi ci vuoi andare con una causa legale, poi comunque non va a buon fine, nonostante il principio sia giustissimo, e poi dirai magari no, è meglio non farlo perché i ritiri, e questo è un discorso che ti porta tutti a dire è meglio che la Conference League non si fa proprio, perché è solo un impedimento, troppi pochi soldi, e torniamo sempre. Ma non era volgare parlare di soldi, presidente? È volgare, e se è volgare, parla dei tuoi committenti che sono i tifosi, come lo è il pubblico dei tuoi film, e dai a loro quello che loro vogliono. Loro vogliono una squadra competitiva, vogliono avere degli idoli da ammirare e vogliono trovare le magliette negli store, per quanto mi riguarda, perché tu ci hai sempre parlato di 83 milioni di tifosi nel mondo e la maglia del Napoli sugli scaffali a New York, e non sto parlando di una piccola città sperduta in Africa, sto parlando a New York, non si trova. E tu, e lo sappiamo, hai litigato con la K perché ti sei reso conto che la maglia non arrivava, hai cominciato l'idea dell'autoproduzione, che è un'idea visionaria, aveva fatto anche la Roma in passato, poi loro sono tornati a sponsor tecnici di un certo livello. L'idea è probabilmente intelligente, perché faccio io, decido io quante magliette fare, come farle, sono libero col mercato. Però se non hai alle spalle un'organizzazione che ti permette una distribuzione capillare nel mondo, è un'occasione persa. Ecco perché io non parlo di un grande, perché quando dicono tutto quello che volete voi, ma è un grande imprenditore, no, io dico che stai perdendo molte occasioni. Se sono effettivamente 83 milioni di tifosi nel mondo, questi tifosi del mondo non puoi mandarli su ebay.it o sul tuo sito ufficiale, dove dobbiamo pagare oltre $50 di spedizione, molto più del costo della maglietta. Ci fanno sapere che il Barcellona vuole fare la stessa cosa, non più Nike. Ma ci sarà il brand Barcellona, interessantissimo. Leggete i commenti nel mondo della gente, dei tifosi Barcellona o dei tifosi anti-Barcellona, che dicono ok, stanno ai piedi di Pilato, cioè stanno cercando di raccattare soldi con l'autoproduzione. Io però, quindi non è vista benissimo questa cosa, io però se la maglia brand Barcellona la trovo negli scaffali, vuol dire che il Napoli deve fare uno step. Sono 3 anni che stiamo con EA7 e abbiamo l'autoproduzione, serve l'autodistribuzione, devi essere più forte su questo in qualche modo, devi trovare il modo per far arrivare le maglie fisicamente da tutte le parti, altrimenti lo slogan da Napoli al mondo è uno slogan fasullo, falso, vuoto. E se io trovo poi la maglia del Barcellona negli store col brand Barcellona vicino a quella del City col Puma, vicino a quella dell'Adidas della Roma, vicino a quella della Nike delle altre squadre, vuol dire che dobbiamo fare noi qualcosa di più. Anche se abbiamo avuto l'idea, la dobbiamo mettere in pratica un pochino meglio. Per chiudere, ci fanno sapere che domani non ci sarà conferenza, che addirittura questa è la decisione definitiva per la fine della stagione, non si fanno più conferenze prepartita, tranne probabilmente l'ultima di Champions, perché è obbligatoria, se no ti fanno la multa. E quindi il discorso degli sport ritorna tutto, il discorso del sempre un pochino di contraddizione: vuoi fare l'imprenditore, vuoi trovare nuovi sponsor, vuoi fare in modo che il calcio sia sostenibile e sostenuto da altri, benissimo,
non puoi farti un autogol e togliere la possibilità agli sponsor che ti pagano, che ti hanno già pagato o che ti pagano per view, cioè tutte le volte che vengono inquadrati i loro nomi, non puoi togliere questa opportunità agli sponsor perché è un autogol clamoroso. È un altro modo per abbassare il fatturato invece di alzarlo. Penso che sia un discorso logico, non è un discorso contro, non è un discorso pro, perché i discorsi pro sono proprio vuoti. Molto spesso sono proprio è un grande il presidente, ma com'è grande? La maggior parte delle volte. I discorsi contro molto spesso sono anche loro vuoti. Dice non mi piace, è antipatico, non gli piace la pizza. Non è questo che dico io. Io dico hai delle opportunità, hai delle possibilità con una squadra che è unica al mondo, perché siamo il Napoli è una squadra unica al mondo per possibilità di brand e di napoletani in giro per il mondo, e non la stai sfruttando abbastanza. E questo era l'anno dove non bisognava fare esperimenti e non bisognava rischiare di essere un uomo solo al comando. Questo è l'anno che porta alla nuova Champions League, che porta al mondiale per club. Bisognava fare lo sforzo, andava fatto quest'anno, e avevi pure le riserve economiche per farlo. E invece sei andato un pochino col freno a mano, hai preso Garcia dopo un po' di tempo, hai preso Meluso dopo Garcia, hai preso Caius, Tenata e Lindstrom. E Lindstrom ci fa sapere in un video ufficiale del Napoli che è un giocatore offensivo, in modo tale che non si offende nessuno e nessuno cerca di inquadrarlo tatticamente. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Caiusto è molto infortunato, anche Ngong. E questo ci dobbiamo ragionare, perché io sapevo, non l'ho detto a nessuno perché qua sbaglio io, devo dire tutte le cose prima. Quando su eFootball ho cominciato a giocare, ho comprato i giocatori, Ngong, che era quello più pronto, così e così. Traoré invece funzionava, gittuale, perché là non c'è, su eFootball non c'è la mala. E stiamo scoprendo che Traoré è più pronto di Ngong. Vabbè, sei infortunato, che ma fa.